Davanti ad uno sparuto pubblico, circa 300 gli spettatori sugli spalti del Ceravolo, la formazione di Gaetano Auteri fa sua la seconda gara del girone N di Coppa Italia. Dopo solo i 2 minuti giallorossi avanti, un'azione insistita sulla destra mette il pallone sui piedi di Lodi. Dopo un rinvio di Franzese, la conclusione da fuori area del centrocampista finisce però abbondantemente fuori. È il minuto 19 quando Caputo serve una buona palla in area per la testa di Mosciaro, la cui incornata è respinta da Franzese sui piedi di Cardascio, che a botta sicura spara proprio sul compagno, rimasto in avanti e quindi in fuorigioco. La ribattuta poi dello stesso Cardascio finisce in rete, ma con il gioco già fermato dal signor Gallo. Nocerina pericolosa al 23esimo, quando dopo un'azione dubbia e con un probabile tocco di mano, Cavallaro si porta avanti il pallone e prova a beffare Vono, ma la palla sfila alla destra della porta difesa dall'estremo giallorosso. Ci prova allora Caputo al 25esimo con una punizione dai 25 metri che però non preoccupa la difesa della Nocerina. Al 29esimo arriva il gol del vantaggio ospite. Una conclusione di Guarro non è trattenuta da Vono, che fa carambolare la palla proprio sui piedi dell'accorrente Polichetti, che la butta dentro, scatenando così l'entusiasmo dei circa 40 sostenitori rossoneri giunti a Catanzaro. I giallorossi provano la reazione, al 34esimo si rendono pericolosi. Una punizione dal limite di Caputo è respinta dalla barriera. Palla ancora a Caputo, che calibra un pallonetto per Ciano, che solo davanti a Franzese non trova il tempo giusto per infilare la porta. Sul finire del primo tempo ancora Guarro crea lo scompiglio in area giallorossa, con Vono che non riesce ad intervenire. Buono che la conclusione di Guarro non sia poi un granché. Il tempo si chiude poi con Caputo che si gira in area ma conclude tra le braccia di Franzese. La ripresa si apre con gli stessi 22 del primo tempo in campo. Dopo appena 2 minuti dal fischio d'inizio, il Catanzaro segna, ma il gol è annullato, perché arbitro e guardalinea vedono un tocco di mano di Di Maio, che l'aveva messa dentro dopo una girata di Mosciaro, su cui era stata pronta la risposta di Franzese. Doppia sostituzione per le Aquile al 12esimo. Entrano Corapi e Montella per Cardascio e Mosciaro. Succede poco in questa fase della gara e allora dalla panchina si prova a cambiare qualcosa. Al 20esimo entra Giraldi per Serrapica, appena ammonito tra le fila ospiti, e Di Guonzo per Armenise nel Catanzaro. Non succede nulla fino al 30esimo, quando Cavallaro entra in area giallorossa e spara verso Vono, che blocca in due tempi. Un minuto dopo è ancora Corapi a provarci con una punizione dal limite, ma la palla sfila fuori alla destra di Franzese. E l'estremo difensore ospite c'è ancora al 34esimo sulla conclusione di Bruno. Il pareggio arriva al minuto 40 grazie a Montella, pronto ad intervenire dopo la deviazione di Riccio su punizione di Corapi. E al minuto 43 arriva il 2-1 ancora con Montella e ancora dopo una punizione di Corapi grazie alla complicità dell'estremo difensore della Nocerina. Corapi è incontenibile al 47esimo, si invola verso porta creando non pochi grattacapi alla difesa ospite. Passa un minuto e ci prova Caputo, ma Franzese blocca. E il preludio alla fine, il Catanzaro vince 2-1.